Ciao ragazzi, sono il vostro Cirignolo. Guardate queste immagini, cosa vi dicono? Non ci arrivate? Ve lo dico io, sono sfocate. Non ci vuole niente, basta prendere la telecamera e muoverla alla cazzo di cane. Potremmo andare avanti per delle ore, ma invece no. Buttiamoci nella notte alla scoperta delle nuove tendenze del terzo millennio. Ma prima, facciamoci prendere dal groove della notte. Che groove, ragazzi! Forte, eh? Forte come le emozioni che andiamo a scoprire. A quest'ora non ci dovrebbe essere nessuno per strada, ma essendo che siamo a Cirignolo, vediamoci prima un filo di gnocca. Basta così. Dicevamo, a quest'ora non ci dovrebbe essere nessuno per strada, ma voi lo sapete, quelli che fanno tendenza non dormono mai. Via, stai buono! Via. Sei buono con quel coso? Ragazzi, cosa fate? Cazzo, ti ho detto basta con quel coso! Non c'ho paura! Cosa vuoi sapere? Cosa fate qui? Andiamo! Cioè, io ho bisogno di emozioni vere, capito? Bisogno di emozioni forti. No, lasciami dire, capito? Cioè, se vuoi beccare delle ragazze, non è che puoi andare sempre al bullying. Cioè, io mi chiamo Kevin, ho bisogno di sentirmi vivo, capisci? Per questo che almeno una volta alla settimana vengo qua e praticamente mi do fuoco alle dita dei piedi, capito? Andiamo. Tranquillo, non c'ho paura. Aspetta, Bobby! Sono tanti i ragazzi come Kevin che si danno fuoco alle dita dei piedi. Anche tu ti dai fuoco alle dita dei piedi? Sì, cioè io mi faccio anche 3 ore di macchina per venire qua. Perché a Parma non c'è nessuno che si dà fuoco alle dita dei piedi. Cioè a Parma siamo indietro. My name is Michael and I come from... Mi chiamo Michael. L'Italia mi piace per le donne, la pizza e perché la sera ci si dà fuoco alle dita dei piedi. Praticamente l'importante è trovare il posto giusto dove farlo, usare calzi di lana, importante rispetto al collante di nylon che è un casino, scarpe chiuse con lacci pesanti, cioè perché secondo me l'importante va avanti in queste cose chiusa la testa, come tutte le cose del resto. C'è gente, ragazzi, a Napoli, ti ricordi, Ricky? A Napoli c'è gente fuori, completamente fuori, cioè che si dà fuoco alle dita dei piedi con i sandali. No, scusa, non voglio essere preso, no, scusa. Tu cosa ne pensi? Cioè, allora, secondo me questi qua che si danno fuoco ai piedi sono dei montati. Adesso, solo perché la figa va tutta da loro, credono di essere chissà chi. Cioè, ma chi sei, capito? Sei solo uno che si dà fuoco alle dita dei piedi. No, perché quando... Dillo, dai, cazzo! No, perché quando si dà fuoco alle dita dei piedi, cioè, io mi sento viva. Poi dopo, quando se le spegne, facciamo l'amore ed è bellissimo, facciamo l'amore ed è bellissimo, ed è bellissimo. Sì, deve essere bellissimo fare l'amore dopo essersi dati fuoco alle dita dei piedi. Ma continuiamo con la nostra inchiesta. Come capita sempre con le nuove tendenze, c'è chi non è d'accordo. Basta, sto odore di porchetta bruciata tutta la sera. Andate a bruciarvi i piedi dall'altra parte, deficienti. Ma che è sta roba? Ma per i ragazzi di Via Perotti darsi fuoco alle dita dei piedi è un'emozione troppo forte. E questa sera questi ragazzi si daranno fuoco alle dita dei piedi solo per noi. Piedi di questi ragazzi, anche il tempo a nostra disposizione ha preso fuoco. Ci sentiamo la prossima settimana. Che groove, che gnocca, è bello lavorare per Italia 1. Ciao!